Che cos'è uno sketch? Nell'opera di semplificazione generale che è stata fatta dal team di Banzi per rendere Arduino più semplice possibile, si è deciso di non utilizzare termini da programmatore, quindi listato, compilazione e così via, e quindi usare una terminologia più semplice. Quindi non troverete un listato, ma uno sketch. Sketch sta per schizzo, quindi per indicare proprio qualcosa molto vicino alla realizzazione di un prototipo, no? Qualcosa che può cambiare. Perché questa è proprio l'idea della programmazione con Arduino. Quindi lo sketch di Arduino è diviso in due parti. Questo vi spiega anche il funzionamento della scheda. Quindi avete una parte chiamata setup e una parte chiamata loop. Queste due parti sono fondamentali e devono per forza esserci sempre. Nella parte del setup andrete a inserire quelle istruzioni, quei comandi che Arduino deve eseguire all'accensione. Metterete solitamente delle operazioni di configurazione, oppure si mettono anche le configurazioni delle porte di ingresso e uscita. Quindi queste operazioni verranno eseguite solo una volta quando accenderete Arduino. Avete un altro modulo, un altro blocco che si chiama loop. Nel loop invece inserirete tutta una sequenza di operazioni che verranno eseguite una dopo l'altra quando, diciamo, Arduino ha terminato di eseguire la parte di setup. Le operazioni all'interno del loop vengono eseguite di continuo e nel modo più veloce possibile. Vuol dire che quando arriva l'ultima riparte dalla prima del loop e continua a ripetere finché è alimentato. Quando premete il tasto reset, Arduino riparte, è come se si spegnesse, no? Quindi riesegue il setup e poi inizia a ripetere il loop all'infinito. All'interno di uno sketch, questi due moduli sono indicati con una modalità un po' da programmatori, quindi hanno cercato di ridurre e semplificare il tutto il più possibile, però sono rimaste una serie di spigolosità a cui ci si deve abituare per poterlo utilizzare. Quindi non avrete due semplici rettangoli in cui inserire le istruzioni, quindi il loop e il setup, ma avrete una scrittura da programmatori, più in particolare scritto in C++, dove il blocco per il setup è formato dalla scritta void setup, tonda aperta chiusa, graffa aperta e una graffa chiusa. Tra le due graffe dovete andare a inserire le istruzioni. Il blocco del loop è formato nello stesso modo, quindi avete questa brutta scritta void loop, le tonde aperte e chiusa, graffa aperta, graffa chiusa. Tra le due graffe andrete a inserire le istruzioni da ripetere all'infinito. Le due graffe vanno a delimitare il blocco. Se non sapete come fare una graffa, potete fare o copia e incolla, quindi la selezionate, la copiate e la incollate dove vi serve, altrimenti premete i tasti Alt GR Shift e il tasto con la parentesi quadra aperta e chiusa. Fate una prova e vedrete che è molto semplice. Lo sketch, una volta che è stato scritto, viene diciamo verificato, un programmatore direbbe compilato, cioè tradotto in un linguaggio comprensibile ad Arduino. So che per molti di voi già vedere scritto void setup con le graffe è qualcosa di complesso, però viene semplificato ulteriormente in una serie di bit, di numeri 0 e 1 che Arduino può comprendere. Il programma viene trasferito su Arduino dove viene scritto all'interno del microcontrollore in un'apposita memoria non volatile, cioè che si mantiene nel tempo, anche se Arduino non è alimentato, è come se fosse il disco fisso. La prossima volta che accenderete e alimenterete Arduino troverà questo programma e inizierà a eseguirlo, quindi non dovete riprogrammarlo ogni volta. Per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un like, iscrivetevi al mio canale. Grazie per l'attenzione, alla prossima. Ciao!